tipo di vittoria che ovviamente ogni tifoso e anche l'allenatore firmerebbe perché avvenisse ogni partita, no? Perché quando vinci al 93esimo, dopo aver preso il pareggio al 91esimo, ovviamente la soddisfazione, la goduria, l'immaginazione di vincere partite così è grande, quindi ovviamente ci sono delle belle sensazioni. Dispiaceva aver subito il pareggio perché non lo meritavamo, l'abbiamo subito in maniera inaspettata perché avevamo il controllo completo della partita. Sapevamo che potevamo rischiare solamente su dei piazzati o su una situazione o su una mischia e purtroppo puntualmente abbiamo preso il gol quando ero un po' arrabbiato perché abbiamo sbagliato 4-5 ripartenze abbastanza semplici dove potevamo andare sul 2-0 e chiudere virtualmente la partita. Però devo dire che i ragazzi hanno avuto una reazione incredibile perché poi nell'arco di 2 minuti hanno fatto addirittura 2 gol, uno dei quali è stato annullato giustamente, però come reazione è una reazione da grande squadra, una reazione di una squadra che sta costruendosi una mentalità e che vuole partita in partita cercare di ottenere il massimo dei risultati e vedere poi dove saremo arrivati alla fine. A proposito di questo, diciamo, salvezza sostanzialmente acquisita, da qui alla fine che campionato deve fare Ma la Ternana ha la possibilità di togliersi delle soddisfazioni, ha la possibilità di rompere le scatole. Ha la possibilità di una partita alla volta, perché se le guardiamo tutte insieme sembra un'impresa titanica, ma se le affrontiamo una per volta, con questo spirito può darsi che piano piano, tassello dopo tassello, si possa arrivare veramente a giocarsi delle possibilità residue di entrare nei playoff. Prossimo avversario. Quella è un test importante, tecnicamente probabilmente la partita più difficile perché affrontiamo una squadra di grandi qualità e diciamo ovviamente la partita, noi sappiamo che ogni partita alla prima partita che sbagliamo potremo essere fuori dai giochi, che non è vergogna perché comunque questa squadra aveva altre cose nella testa per questo primo anno di Serie B e proprio per questo nostra leggerezza deve essere l'arma in più utilizzata nella maniera giusta per, ripeto, per poter fare qualcosa di, provare a fare qualcosa di veramente incredibile.